un video su Facebook accompagnato da questo post: buona domenica delle palme a tutti, con una raccomandazione: restate a casa e uscite solo se strettamente necessario, utilizzando i presidi di protezione. È importante, io non l'ho potuto fare, ma voi che potete, fatelo. Ha scelto questo modo l'ex sindaco di Teramo e medico dell'ospedale Mazzini, Maurizio Brucchi, per far sapere a tutti di essere risultato positivo al coronavirus. Brucchi, responsabile della senologia della ASL di Teramo, racconta di essersi sottoposto due volte al tampone, una prima con esito negativo, la seconda volta nei giorni scorsi dopo aver accusato sintomi simili influenzali, e in questa occasione l'esito è stato diverso. Amici, buongiorno, buona domenica delle palme. Questo videomessaggio per condividere con voi il fatto che sono risultato positivo al Covid-19, coronavirus che dir si voglia. Avevo già fatto un tampone l'altra settimana ed era risultato negativo, l'ho ripetuto questa settimana a seguito di una sintomatologia similinfluenzale, raffreddore, un leggero mal di gola, non ho mai avuto febbre, e poi questa volta il tampone è risultato positivo e la risposta ce l'ho avuto nella serata di ieri. Maurizio Brucchi si trova a casa, in isolamento domiciliare. Dall'ex sindaco arriva la raccomandazione a tutti di rimanere a casa per preservare la propria salute e quella degli altri. Ho deciso di condividere questo messaggio, videomessaggio con voi, non tanto per, come dire, comunicarvi questa mia positività, ma per utilizzare quello che mi è successo al fine di raccomandare di stare a casa, di rispettare le prescrizioni, di non uscire o di uscire soltanto se è strettamente necessario, di utilizzare sempre la mascherina dovunque andate, perché queste prescrizioni sono importanti e soprattutto sono fondamentali per arginare l'evoluzione di questa pandemia. Noi medici siamo sottoposti, insieme a tutto il personale sanitario, siamo sottoposti ad un rischio maggiore, può capitare, come è capitato a tanti miei colleghi, a tanti infermieri, a tante altre persone, può capitare, è capitato anche a me, però questo deve servire appunto per convincerci e convincervi che è importante rispettare le prescrizioni. Avremo modo di risentirci nei prossimi giorni. Ancora una volta vi auguro una buona domenica e ci sentiamo presto.